Buongiorno dal Palazzo dei Congressi di Riccione, undicesima edizione del meeting EFPA Italia. Io sono in compagnia di Marco Tofanelli, segretario generale di Assoreti. Buongiorno, dottor buongiorno, Tofanelli. Buongiorno. Senta, oggi inizia un meeting che consentirà di fare il punto sulla certificazione delle competenze professionali nell'anno in cui è entrata in vigore la MiFID 2. Mi chiedevo quale o quali sono i temi che come Assoreti voi ritenete prioritari e di cosa si discuterà o si prevede di discutere. Ma il punto centrale in tema di competenza è proprio la centralità che è stata data al servizio di consulenza da parte di MiFID 2. In realtà è un continuum nel solco di MiFID 1, ma sempre più il cliente è al centro dell'attenzione nella prestazione del servizio di consulenza. Quindi grande capacità relazionale dell'intermediario e per esso del consulente nei confronti del cliente, quindi formazione. Formazione che è anche vista in ottica di prestazione di un servizio attento alla tutela del cliente stesso. Quindi formazione dall'altra parte della medaglia, formazione volta all'educazione del cliente stesso. Per è fondamentale questo salto e quindi la certificazione rappresenta quel qualcosa in più che dimostra la volontà da parte anche del singolo che desidera di ottenerla di voler entrare sempre più in una capacità di conoscenza maggiore e migliore e capace di trasmettere queste conoscenze e queste competenze al cliente nel momento della relazione con il cliente stesso. Si tratta degli investimenti del risparmiatore, si tratta quindi di riuscire a far sì che il cliente sia consapevole di quello che sta offrendo e sicuramente la certificazione indica una maggior capacità di poter esprimere le proprie competenze. Bene, io ringrazio Marco Tofanelli, segretario generale di Assoreti, grazie per essere stato con noi e io vi do appuntamento ai prossimi approfondimenti qui dal Palazzo dei Congressi di Riccione per il Meeting EFPA 2018 Italia. Arrivederci.